non so se ve ne siete accorti, ma stanno preparando un mondo assurdo, quello che ci aspetta in futuro. Allora, non è facile fare un video del genere dopo che è successa la tragedia nazionale, cioè l'Italia che è stata eliminata dalla Svizzera ed è stata spianata come un tombino a livello di Lugano, perché sai, sono cose importanti. Allora, dopo la toccatina di naso dell'Ambre Nedamus, mi trovo dentro un cesso di un aereo che mi sta portando a Tenerife e abbiamo qui il nostro Ambre Nedamus con un bel video catastrofico che ci tiene compagnia. Quanto tempo che non facevamo un video catastrofista dell'Ambre Nedamus? Ragazzi, i ragazzi, vabbè, li aspetteremo all'aeroporto, a meno che siano già andati magari a Ibiza al mare. Stanno preparando un mondo assurdo. Sì, e la gente non si sta accorgendo di una cosa. Io allora, ragazzi, stavo... La toccatina di naso ci vuole sempre. Tornando l'altro giorno dalla zona del Piemonte e mi sono fermato in un posto, in un'area di sosta. Ho visto i prezzi in un'area di sosta, dei prezzi allucinanti, patatine a 6 euro. Cioè alla fine sono entrato dentro, cioè non ho comprato niente, ma non per taccagneria, perché ho visto dei prezzi su, io mi sto... Allora ragazzi, fortuna che c'è il rumore di sottofondo dell'aereo che non mi fa percepire bene cosa sta dicendo il Ambre Nedamus. Fortuna il rumore di sottofondo dell'aereo. Rendendo conto che... ma anche lì mi sono fermato a un baretto, cioè ho preso una lattina di coca, 4 euro, cioè stanno portando i prezzi a dei livelli allucinanti, cioè stanno preparando un mondo che io non so dove arriveremo. Pensate che non sto capendo una parola di quello che sta dicendo il Ambre Nedamus, meglio così. Cioè, ma la gente non si sta accorgendo del costo della vita allucinante? No, solo il Ambre Nedamus se ne sta accorgendo. Ecco, questa parte le mie orecchie l'hanno percepita. L'ultima volta che sono stato all'aeroporto, cioè non era in tutti, devo dire, io sono sempre corretto quando faccio informazioni, non era in tutti i posti. Ho visto un posto dove vendeva i panini a 14-15 euro, ma dall'altra parte li vendeva a 9-10. Cioè, uno mi dice, vabbè, però l'Ambre, sai, le aree di sosta, gli aeroporti, il barettino in fronte al lago. Sì, vabbè, ma parliamo del prezzo della benzina, parliamo del prezzo delle autostrade. Ma io quanto ho speso di autostrade? Qui in Germania, da Basilea fino ad arrivare dove sono, zero, sono stato, se prendessi adesso e vado a Berlino e torno indietro 50 volte, non spendo niente. Quanto ho speso di autostrade quando sono andato giù con Zaccaria, che abbiamo girato fra... Vabbè ragazzi, fermo questo video qui in quanto devo lasciare il cesso libero per gli altri passeggeri che ne avranno bisogno. Tanto vabbè, era giusto per fare un video dell'Ambre Nedamus dal cesso dell'aereo che mi sta portando a Tenerife, e tanto è sempre la solita minestra. Ciao ragazzi.